Lungo la strada di Arni si trova, seminascosta e senza alcuna indicazione, la cava abbandonata detta delle Tagliate, nome Omen, vedendo la linearità con cui i blocchi di marmo venivano per l'appunto tagliati. Nel 1820 Jean-Baptiste Alexandre Henrot fondò un'impresa di successo dando nuova vita alle cave di marmo dell'Altissimo e nel 1821, in collaborazione con Marmo Borrini, acquistò una parte del Monte Altissimo dedicandosi alla riapertura ed all'ampliamento delle cave della zona. La cava Le Tagliate venne attivata in quello stesso anno ed il recupero degli agri marmiferi portò alla riapertura di più di 100 cave. I gravi danni dell'esercito tedesco dopo il 1943, con stermini della gente e deturpazioni ai siti mammiferi della zona, fecero in modo che l'attività estrattiva della cava non riprendesse più, e questo è quanto si evince dalle cronache. Sulle superfici di taglio dei marmi campeggiano scritte e disegni di vario tipo, ma possono essere la lavagna per grafiche particolari e da poco tempo sono comparsi dei murales di notevoli dimensioni nell'ambito di una installazione d'arte ambientale collettiva in forma anonima che ha trovato risalto sulla stampa locale. Il collettivo, detto Glitch, adotta un comportamento artistico anomalo che vuole uscire dal museo e dal gallerismo per recuperare la libertà del gesto artistico e delle sue intenzioni. I murales sono ancora visibili e le foto sono dedicate a questi. Molte le domande che si affollano nella mente. Le cronache riferiscono alla devastazione della Seconda Guerra come causa dell'abbandono associata al dramma emotivo delle stragi fatte in zona, come a voler cancellare quell'orrendo periodo che questa cava in qualche modo ricorda e voltare pagina. E poi, quell'ingresso straordinario, coinvolgente con questa fessura, profetica e simbolica, potrebbe rappresentare una ferita aperta e quindi inguaribile per quanto accaduto da queste parti, che si alza solenne verso la cima, con il logo Henrot al vertice, seppur malconcio, resistente alle intemperie e agli eventi, in ricordo della sua storia, ma forse sono io l'onirico di turno. Tanta roba da vedere, rivedere e riflettere. Difficile capire come sia stata realizzata. L'ampliamento di una fessura preesistente o di un accesso ex novo. Ma come mai così elevato? Non saprei. La risposta nei marmi, se potessero parlare, ma l'unico rumore che rimane è quello del vento che ulula nella fessura, mentre non a caso il murales Poesia compare al fondo come un sussurro per il pellegrino che vada via con una maggior consapevolezza.